Ciao, hai fatto la meditazione che ho registrato ieri? Spero di sì perché le persone che l'hanno fatta hanno detto che è stata veramente molto potente e hanno sentito veramente tantissimi cambiamenti avvenire durante la meditazione stessa. Puoi farla anche oggi o nei prossimi giorni? Sicuramente più vicino al passaggio è e più sarà armonico il passaggio di questi giorni. La membrana, diciamo, è stata attraversata questa notte. Comunque il cambiamento è un percorso, quindi se non l'hai ancora fatta, falla adesso. Benissimo, oggi che cosa andiamo ad affrontare? Andiamo ad affrontare l'apertura del cuore. L'apertura del cuore è una cosa di cui hai sicuramente sentito parlare. Questo è un passaggio successivo a quello che è avvenuto questa notte e lo faremo insieme e sarà un lavoro di estrazione di tutta una serie di ferite, paure e sarà proprio una liberazione del tuo cuore. Servirà proprio a renderlo più leggero e a renderti più libero di agire. Secondo quello che sei nella tua parte più profonda e divina. Bene, cominciamo. Allora, comincia a chiudere gli occhi e a fare un bel respiro profondo. Come sentirai, il tuo cuore si è già attivato. Sa che stiamo parlando di lui e che andremo a lavorare proprio sul cuore stesso. Puoi sentirlo? Puoi sentire che in realtà in sé ha anche una parte di pesantezza? Come se fosse chiuso all'interno di un involucro. Come se fosse, diciamo, una crosta, tipo la crosta terrestre che limita l'espansione della sua energia e lo costringe all'interno di uno spazio che è restrittivo e non gli permette di espandersi così come potrebbe. Bene. Senti come il tuo cuore si sente costretto e come all'interno di questo involucro sono custodite, oltre al nucleo del tuo cuore, alla tua capacità d'amare, alla forza del tuo amore, in realtà sono racchiuse all'interno di questo involucro anche le ferite che tu hai ricevuto e sviluppato anche con il tuo pensiero, con l'interpretazione di ciò che avveniva attorno a te in base alle tue ferite precedenti. E quindi puoi sentire tutto il peso che c'è all'interno del tuo cuore, nel tuo cuore. E questo peso, come potrai sentire, ha un forte influsso anche sul tuo plesso solare, il chakra che si trova lì dove c'è la bocca dello stomaco, proprio sotto lo sterno. Bene, ora che hai fatto questo passo connesso alla consapevolezza del tuo stato, respira e accogli tutto quello che hai vissuto e subito nella tua vita. Cosa vuol dire questo? Vuol dire semplicemente aprire le braccia e abbracciare te stesso con tutto quello che hai vissuto, quello che hai pensato di te, quello che pensavi che gli altri pensassero di te, con tutto quello che è accaduto nella tua vita. Abbraccia te stesso, accogliti,
con tutto il percorso che hai fatto fino ad ora, con tutte le ferite che hai subito. Piangi le tue lacrime, lascia che il tuo dolore si esprima, permettiti di sentirlo, non fuggire da questo dolore, prendine consapevolezza. Ora respira, già solo con l'atto di accogliere questo dolore, ti permette di alleggerirlo. E ora il tuo cuore viene accarezzato da una mano di luce e una mano angelica. E la mano dell'arcangelo Giofiel che mette il tuo cuore, la tua interpretazione anche di tutto ciò che hai vissuto in contatto con la grazia e con la bellezza, in modo che tu possa inconsciamente anche captare ed integrare il dono nascosto in ciò che hai vissuto sino ad ora e che ti aveva procurato delle ferite. Respira. Senti come questa corazza, questa crosticina che c'era attorno al tuo cuore, rigida, pian piano si assottiglia fino a diventare una sottile membrana che comincia ad aprirsi e si scioglie completamente. E senti che l'energia del tuo cuore ora comincia ad espandersi. Si espande nel tuo petto. E già al permetterti di esprimere tutto l'amore che c'è in te, alleggerisce l'energia del tuo cuore. Ma come potrai sentire? Quel carico di dolore, quelle ferite sono ancora presenti. E ora avviene l'integrazione e quindi il passaggio ad un livello di consapevolezza più elevato di tutto ciò che hai vissuto. Oltre all'arcangelo Giofiel, ora arrivano anche l'Arcangelo Gabriele, Raffaele e Shamuel. E stanno proprio lavorando sul tuo cuore, perché tutte le ferite possano guarire. Non si tratta di dimenticare, si tratta di accogliere. Arrivare al livello di consapevolezza che ti permette di comprendere profondamente, di integrare e di lasciare andare, affinché le esperienze che tu hai vissuto non siano più esperienze che influenzano con la paura il tuo vivere, ma semplicemente siano delle esperienze di crescita. Quindi cambia soprattutto, oltre che il tuo sentire in merito a quegli eventi, anche il risultato finale nella tua esistenza. Tutto questo sta avvenendo ora. E quindi anche tutta la rabbia, tutta la paura, tutta la sensazione di essere incompreso, l'autogiudizio. Pensieri negativi
negativi che avevi sviluppato nei confronti di te stesso vengono ripuliti dal tuo cuore. Alcuni stanno tornando al fegato e anche il tuo fegato viene trattato per venire alleggerito da queste tossine emozionali. Nei prossimi giorni ti suggeriscono di bere tantissima acqua e di mangiare molto leggero, possibilmente vegetariano, meglio vegano, affinché anche il tuo corpo fisico possa disintossicarsi nel modo più veloce, profondo, possibile. Mentre stanno continuando ad agire ai vari livelli, puoi già sentire che il tuo cuore è molto più leggero. Mentre il lavoro continua a quel livello, porta la tua attenzione al tuo plesso solare. Lì sotto il diaframma, lo sterno. Sentirai che il tuo plesso solare, ti può dare una sensazione di rigidità, come se fosse quasi un pugno nello stomaco. Ebbene, lì ci sei tu rannicchiato e compresso in uno stato di paura, paura nell'esprimere quello che sei pienamente, perché le ferite che hai ricevuto o interpretato come tali nel passato hanno portato ad una limitazione nella percezione di te, nella percezione di ciò che era possibile fare ed esprimere e vivere, e hai creato come una gabbia che ti ha limitato molto nelle azioni, nello sviluppo anche dei tuoi sogni e anche nell'osare sognare i tuoi sogni. Può anche darsi che tu ti sia adattato ad una vita che non ti apparteneva per quanto riguarda le relazioni, il lavoro e tutto quello che fa parte della tua esistenza. Hai costruito una prigione e c'è anche della rabbia connessa a questo. Ora andiamo a distruggere questa prigione. Prima di tutto senti che dal cuore non arriva più quell'alimentazione connessa alla paura di essere ferito. E quindi in questo momento quella prigione è una prigione che esiste a causa di un'abitudine. Non è più una prigione che ha senso di esistere. Quindi ora cominciamo ad aprire la porta di questa prigione. Tu sei all'interno di questa cella e la cosa che ti può stupire è che la chiave di questa cella ce l'hai tu. Inserisci la chiave nella toppa della serratura, fai tre giri per aprire questa serratura. E vedi che la porta si apre. Respira. Senti come l'energia attorno a questa cella è molto diversa rispetto a quella che c'è all'interno. Quasi ti può far paura. Semplicemente si tratta di prendere una decisione che potrai immaginare con grande facilità.
ossia quella di uscire da questa cella. Benissimo, fallo proprio ora. Esci da questa cella proprio adesso e ringrazia questa cella, questa prigione che tu avevi costruito per sentirti al sicuro. E lasciala andare. Vedi che comincia ad allontanarsi da te e ad andare lontano, 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 lontano. Diventa sempre più piccola, sempre più piccola. Fino ad arrivare a scomparire completamente. Molto bene. Sta scomparendo, sta scomparendo. E ora sentirai che si tratta semplicemente di adattarsi al nuovo spazio. Il nuovo spazio è uno spazio infinito. È uno spazio che non ha regole, non ha limiti. Questo potrebbe quasi farti sentire un po' perso. Senti che lo spazio attorno a te, che è senza confini, è sicuro ed è connesso a infinite possibilità che se tu ti permetti di vivere come un gioco, in modo giocoso, ti permette di, di fare qualunque cosa. Se tu lo percepisci come un sentirsi perso in mezzo all'infinito, per cui non sai come dove andare, come muoverti, questo può farti sentire perso. Se tu lo percepisci invece come una grande possibilità all'interno della quale tu puoi muoverti e ti permetti di giocare in quello spazio, allora può diventare molto divertente sperimentare te stesso. In uno spazio dove le azioni che puoi compiere, le scelte che puoi fare, sono veramente infinite. Ah, respira e goditi tutto questo. Bene. Ora si tratta di andare un po' più su. Se fai attenzione all'altezza della gola, c'è qualcosa che dà un po' fastidio, no? Lo senti, vero? È come se la tua gola fosse un po' bloccata. Hai liberato il cuore, si sta ancora finendo di liberare, c'è la zona un po' lì del plesso solare che sta ancora lavorando, comunque la gabbia si è sciolta, ovviamente col tuo permesso. Se tu non dai il permesso, questo non può accadere, ma se lo dai, accade come? Adesso si tratta di portare tutto verso la manifestazione. Esprimere maggiormente chi sei, esprimere te stesso. Quindi il chakra della gola. Lo puoi sentire, vero? Un po' fastidioso. Ebbene, lì vieni bombardato da fasci di luce turchese. Arriva l'arcangelo Sandalfon e comincia a massaggiare la tua gola. Se sei particolarmente sensibile, potresti anche sentire questo massaggio. O sentire comunque una vibrazione energetica attorno alla tua gola. È piacevole. Potrebbe anche farti un po' girare la testa, ma immagino che tu sia seduto, quindi va benissimo. Molto bene, si sta sciogliendo. Tu semplicemente basta che dia il permesso. Dalla regia mi dicono che sei stato bravissimo e che
che si è già sciolto tutto. Ora la fonte ti inonda con un fascio di luce, un fascio di luce che scende dall'infinito e che ti avvolge e che comincia a penetrare dalla sommità del tuo capo e a nutrire tutto il tuo corpo, il tuo campo energetico di luce divina. I tuoi chakra vengono allineati, anche quelli su cui non abbiamo lavorato direttamente, vengono portati all'equilibrio, armonizzati. E tutto viene integrato in te. Così è, così è, così è. È fatto, grazie, grazie, grazie. Che si aprano le porte per la tua manifestazione e che cominci la sincronicità a guidarti verso i tuoi sogni. Bene, spero che l'esperienza ti sia piaciuta e ti auguro di fare questo cambiamento, questo passaggio con grazia, facilità, gioia e gloria. Un abbraccio di cuore affinché il tuo cuore possa brillare come non mai. Ciao!